mappe di Giga a Porto, in Portogallo. Il viaggio comincia da questo ponte, il ponte Dom Luís I, che attraversa il fiume, un arco in ferro lungo 345 metri, lo si può attraversare a piedi ed è alto 45 metri. Pensate, è stato progettato e realizzato da un ingegnere belga che a sua volta era allievo dell'ingegnere Gustave Eiffel. Vi dice qualcosa questo nome? Eh sì, è proprio l'ingegnere che a Parigi ha costruito la Torre Eiffel. Siamo in compagnia del nostro Nazareno Orlando. In realtà, Nazareno, siamo divisi alle nostre spalle dalla magnifica immagine che si scaglia lì in fondo della cattedrale di Oporto. Nazareno Orlando, uno degli autori dal Portogallo delle mappe di Giga, avremo modo di conoscerlo con altri video e documentari, ma oggi ci racconta, ci introduce alla città di Oporto. Nazareno. Sì, siamo di fronte a uno scenario spettacolare di vari punti itineranti e simboli della città, come la cattedrale, il ponte Dom Luís I e il Rio Douro con le sue cantine del vino di Villanova de Gaia. Partiamo proprio dalle cantine del vino, il famoso vino d'Oporto. Senti, raccontiamo un po', perché sono tanti i visitatori che appena arrivano a Oporto, proprio una delle prime tappe è quella di andare a visitare le cantine per le degustazioni. Sì, effettivamente organizzano dei veri e propri tour per turisti, non solo, per degustare le varie qualità di vino presenti nelle varie cantine, delle varie marche famose in tutto il mondo. Come si vive? Tu che sei italiano e da pochi mesi, va detto, vivi a Oporto, hai vissuto a Lisbona, comunque il Portogallo lo conosci adesso abbastanza bene. Sì. Come si vive proprio a Oporto? È una città più autentica, dove la vita è leggermente più economica, le persone più solari e simpatiche. Abbiamo detto in apertura di questo video che alle nostre spalle c'è la cattedrale, c'è questo ponte, poi sveleremo anche questo ponte dove porta, perché ogni ponte porta da qualche parte. Però prima di arrivare al ponte ti volevo chiedere questo: dove ci troviamo per poter godere di un paesaggio di questo livello? Ci troviamo nel belvedere di Miragaia, vicino alla Rua di São Bento, zona storica della città, vicino alla Corduaria e alla Torre dos Clérigos, che per me è il simbolo principale della città di Porto, opera dell'architetto italiano Nasoni. Diciamo che gioca un po' anche l'orgoglio italiano in questo? Ovviamente sì. Però è una torre che è molto conosciuta e molto apprezzata, anche proprio sì, per quello che rappresenta a livello... Un po' come la Torre di Belém a Lisbona, altro simbolo del Portogallo. Ce la farai scoprire sempre tu. Nazareno, torniamo a noi. Dicevamo, tutti i ponti portano attraversati da qualche parte. Questo ponte dove porta? Porta ovviamente a Villanova de Gaia, alle sue cantine e all'altro lato della città.
E poi si può scorrere lungo questo corso d'acqua. Sì, volendo si può effettuare un tour romantico con il traghetto e la barca, che appunto oltre al viaggio itinerante c'è anche una degustazione di vini a bordo. Qual è l'orario migliore per attraversare questo ponte? Beh, io direi prima del tramonto, così è una vera e propria situazione romantica. Senti, abbiamo visto anche durante il nostro tour alcune chiese veramente particolari, perché hanno dei disegni che le raccontano. E qual è il termine esatto? Come si pronuncia in portoghese? Il termine esatto di questi pannelli colorati presenti sulle facciate delle numerose chiese della città sono i famosi azulejos. E in cosa consistono? Sono momenti di vita storici della città e non solo, anche del Portogallo. E poi le chiese, anche le chiese stesse al loro interno, raccontano e trasmettono tanto, anche un profondo senso religioso. Noi ci siamo trovati nel pieno di una cerimonia religiosa. Sì, ovviamente il Portogallo è una nazione di contrasti, ma allo stesso tempo anche fortemente religiosa, e ogni chiesa ha il suo stile storico e inconfondibile. Sono dei veri e propri musei. Cos'altro possiamo visitare a Oporto per poi rientrare appagati totalmente di questa visita? Beh, io direi i vari musei presenti nella città, come il Museo Nacional, la Fondazione Serralves e i vari parchi sparsi per tutta la città di Porto. Ecco, appunto, i parchi, ne abbiamo visitato qualcuno, raccontiamo quali sono questi parchi e che cos'è che li contraddistingue. Io ho la fortuna di vivere in una zona strapiena di parchi, c'ho la Fondazione Serralves con un parco spettacolare, il giardino botanico con piante da varie parti del mondo e il parco della città, che non ha niente da invidiare a Hyde Park, è immenso, un parco così grande in 2 anni che ho vissuto a Lisbona non l'ho mai trovato. Il giardino del Palazzo di Cristallo ha ovviamente un altro giardino che lo collega alla Quinta da Maserigna, una zona storica e allo stesso tempo romantica, mentre il parco più grande della città collega la città di Porto con Matosinhos, la zona delle spiagge. Senti, Nazareno, quindi un tour tra i parchi e poi da questa visuale di cui stiamo godendo si vedono tutti i tetti con tutte queste case di tanti colori. Case appunto storiche che danno il marchio di fabbrica alla città di Porto.
questa è una città che ha delle particolarità anche sul piano enogastronomico. Beh, un turista, una persona che viene qui in città non può non provare la famosa francesigna. Ci sono mille e uno ingredienti per prepararla. E per esempio? C'è la carne di maiale, la carne di vacca, vari tipi di formaggi, il prosciutto, wurstel, e per non finire le uova e la salsa al sugo di birra. Però merita. Merita, almeno una volta nella vita bisogna provarla. E anche la trippa a moda do Porto, come dicono i locali. Allora continuiamo il nostro tour e poi ti lasciamo a raccontare invece tutto quello che riterrai opportuno raccontarci alle mappe di Giga. Grazie, Nazareno. Muito obrigado e até a prossima.